scopriamo arte, nata nel 2013, scopriamo Santa Pucella su di un libro che si chiama Le chiese proibite di Napoli, un libro inchiesta di Paolo Barbuto, giornalista del Mattino, e sfogliando questo libro scopriamo Santa Pucella e leggiamo per la prima volta del teschio con le orecchie. È un simbolo che va al di là di quello che può sembrare, in realtà si pensa al culto delle anime del Purgatorio di Napoli, l'adozione delle anime del Purgatorio, gente che veniva qui, parlava e chiedeva al teschio di essere ascoltato. E allora ci siamo avvalsi della collaborazione con Yokoku, abbiamo chiesto loro di provare a salvare il teschio, quindi è stato sposato fin dall'inizio questo progetto, siamo veramente molto contenti. Uno degli aspetti fondamentali è valorizzare significa conservare, quindi qui diciamo con questo l'obiettivo principale è stato proprio questo, conservare, valorizzare e poi aprire il pubblico, perché restaurare e chiudere non è mai servito a nulla, la cosa più importante è aprire questi luoghi alla città, alla comunità e restituirli a tutti i visitatori, non solo ai napoletani. Nell'antico cimitero è stato portato avanti un progetto di valorizzazione e conservazione. Abbiamo restituito dignità a queste persone che erano nella spazzatura, perché purtroppo Santa Pucella era stata abbandonata per 35 anni, e loro ci hanno dato poi un lavoro che alla fine è altra dignità. Se pensiamo un po' a quello che è il culto delle anime del purgatorio, possiamo dire di essere stati ascoltati e di aver ricevuto una grazia con adozione.